Mirko Lazzarini, sei uno dei pochi superstiti dell'annata scorsa. Mi dici innanzitutto che impatto hai avuto con questo nuovo Arezzo? No, è stato un bel impatto, mi sono trovato benissimo, poi conoscevo già la piazza, quindi sono strafelice di riessere qui e sono convinto che possiamo fare bene, ho trovato già un bel gruppo. Che effetto ti ha fatto sentire da Giovannini che saresti stato uno dei pochi confermati, no, rispetto alla squadra dello scorso anno? No, è stato veramente un piacere perché non è il primo arrivato, ecco, il direttore giovanile è una persona molto brava, conosciuta, che sa fare il suo lavoro e sentire certe parole da lui mi fa solo che piacere. Spero di poter ripagare questa sua fiducia quest'anno. Non sei più un under, nonostante tu sia un 2000, quindi ancora molto giovane. Che cosa può cambiare da un punto di vista tecnico e soprattutto per te, se può cambiare l'approccio a questo campionato oppure no? No, personalmente penso che non cambi nulla perché comunque sia quando uno diciamo comunque è forte o comunque gioca bene le sue carte, diciamo che poi spazio lo trova sempre. Quindi io cerco sempre di dare il massimo e vedremo cosa succederà. Che impressione ti ha fatto Mister Indiani e se hai già parlato con lui del ruolo in cui potresti essere utilizzato, visto che sei un jolly, no? Che puoi giocare in mezzo al campo o anche dietro? No, non ci ho parlato, però mi sta provando in diverse posizioni. Vediamo, io come ho già detto, do il massimo in qualsiasi posto mi mette, io cerco sempre di fare il meglio e vedremo cosa verrà fuori. Impressione sulla squadra. È una squadra che come l'anno scorso deve vincere il campionato. Che cosa ha in più, secondo te, se c'è qualcosa che hai notato in questi primi giorni di lavoro? No, la squadra è una squadra fortissima, no? Cioè, non occorre che lo dica io. E niente, siamo, come ti ho detto, già un bel gruppo. Tutti uniti e quindi speriamo di fare bene, dai. Se ti guardi indietro, no? Ripensando a quando sei arrivato qua a gennaio, com'è il bilancio fino a questo momento e che cosa ti aspetti per i prossimi mesi? No, penso di aver fatto metà anno, cioè una bella annata, diciamo, a parte per il risultato della squadra che poteva fare meglio, anche se comunque siamo arrivati ai playoff, che era diventato un obiettivo abbastanza importante. E per quest'anno non lo so, speriamo di riuscire a vincere. Bocca al lupo. Crepi, grazie mille.